Circleville, Ohio, 1976. È un tranquillo giorno come tutti gli altri in quella pacifica cittadina degli Stati Uniti, quando una donna, autista di un pulmino, riceve una strana lettera anonima con scritto che il mittente era a conoscenza della sua relazione extraconiugale. La lettera riportava inoltre: smettila, so dove vivi e so che hai dei bambini. Non è uno scherzo. Quella che state vedendo è la lettera originale. Non c'era nessuna firma e nessun indirizzo del mittente. Mary decise di ignorare la lettera, così ne arrivò un'altra molto simile. Dopo aver ignorato pure questa, fu suo marito a riceverne una, con una minaccia molto più seria. In questa lettera si diceva che se il marito non avesse interrotto la relazione extraconiugale della moglie con il sovrintendente scolastico, allora sarebbe morto. Ormai tutta la città sapeva di quella relazione e di quella lettera, ma il marito non prese nessun tipo di provvedimento e così un'ulteriore lettera fu recapitata. In quest'ultima si scriveva che non aveva fatto nulla in 2 settimane e che doveva far ammettere alla moglie il tradimento. In caso contrario, tutti i media sarebbero stati avvertiti. Chi era quella persona? E perché era così interessata a quella relazione? I due coniugi iniziarono ad indagare. Mary pensò di sapere chi potesse essere ad inviarle, così riuscì a far confessare uno dei possibili responsabili. E fino a questo momento Mary negava di avere questa relazione. Fu il cognato di Ron, il marito, a dire che aveva mandato le lettere, ma che voleva solo spaventare, non fare del male. Ma non finì qui. Un anno dopo, Ron ricevette una telefonata. Riattaccò e con un evidente stato di rabbia prese la sua pistola ed uscì di casa salutando i figli. Montò sul suo pick-up e si mise alla guida verso una destinazione che nessuno saprà mai, poiché ad un certo punto sbanderà e morirà finendo contro un albero. Iniziarono le indagini. La pistola a bordo del pick-up aveva sparato da poco. Cos'era successo? Tutto venne archiviato come un semplice incidente e così le lettere minatorie ricomparvero. Fu lo sceriffo a ricevere la prima, con l'accusa di aver insabbiato tutto. Ed in effetti, com'era possibile che sul rapporto ci fosse scritto che Ron era andato fuori strada perché ubriaco? Era una cosa tipica, certo. Peccato che Ron fosse praticamente astemio, confermato da ogni suo parente. Inoltre, perché ignorare il fatto della pistola che aveva sparato da poco? Mary e il sovrintendente ammisero a quel punto che avevano una relazione, ma la cosa più incredibile era che questa era iniziata dopo le prime lettere. Com'era possibile? La donna, nell'83, iniziò ad essere presa di mira. Mentre guidava il pulmino, notò sul suo tragitto alcuni cartelli con scritte contro di lei. Poi, i cartelli presero di mira la figlia. Allora, la madre andò su tutte le furie. Scese dal pulmino, ne strappò uno e notò che dietro c'era una scatola. L'aprì. Dentro c'era una pistola puntata verso l'apertura, con un meccanismo, una trappola, che fortunatamente non funzionò. La polizia venne informata. Tramite il seriale dell'arma si risalì al proprietario. Era Paul, il cognato di Ron, lo stesso che aveva ammesso di aver inviato le lettere. Tutto tornava, eppure lui negò tutto e disse che non c'entrava nulla con quei cartelli e la pistola. Disse che sì, l'arma era la sua, ma che l'aveva persa da molto tempo. Lo sceriffo perquisì l'abitazione e trovò alcuni particolari componenti nel suo garage, compatibili con quelli della trappola nella scatola. Paul venne arrestato per tentato omicidio. Un grafologo confermò che la sua calligrafia fosse compatibile con quella di tutte le lettere. Inoltre, Paul non era andato al lavoro il giorno della trappola. Tutto sembrava contro di lui ed infatti venne dichiarato colpevole dalla giuria. Eppure, ci sarebbe stata una svolta inaspettata. Vennero recapitate altre lettere, questa volta in una zona più ampia della nazione. Eppure, Paul era in carcere e non poteva averle scritte lui. La cosa bizzarra è che lui stesso ne ricevette una, con scritto se sapeva quando sarebbe uscito dal carcere. Inoltre, c'era scritta una cosa molto particolare. Te l'ho detto 2 anni fa. Quando li impostiamo, restano impostati. Non ascolti? Ed è questa frase che suggerisce che c'è una relazione tra Paul e il tizio delle lettere. Forse entrambi avevano un ruolo, erano complici di qualcosa.
un giornalista di nome Martin Yent esaminò tutte le prove del caso e portò alla luce qualcosa di nuovo. Uno degli autisti del pulmino, che stava facendo lo stesso tratto di Mary 20 minuti prima, aveva riportato di aver visto una Chevrolet El Camino di colore gialla parcheggiata proprio al cartello con la trappola. Quando il pulmino stava passando da lì, un uomo, proprio accanto all'auto, fece di tutto per non farsi vedere in volto e si allontanò. Era alto, grosso e biondo, descrizione totalmente diversa da quella di Paul. Eppure, Paul si fece 10 anni di carcere, periodo in cui continuò a dire di essere innocente. Inoltre, aveva un alibi a prova di bomba per quel giorno. Non era al lavoro, infatti, ma era da tutt'altra parte. Eppure, perché la giuria non esaminò accuratamente tutte queste prove? Nel 2012, quando Paul morì, nessuno inviò più lettere e il caso rimase irrisolto. Rimangono molte domande, troppe contraddizioni. C'è qualcuno che ha agito nell'ombra, che ha fatto in modo che tutto rimanesse nascosto. E questo, probabilmente, non c'entra nulla con chi inviava le lettere, che anzi, sembrava essere quello interessato alla verità. Voleva portar fuori tutto il marcio che c'era, soprattutto sulle indagini. Purtroppo, non sapremo mai nulla di più. Il caso è destinato a rimanere aperto per sempre.